Buongiorno a tutti, mi chiamo Jessica Morelli, per chi non mi conosce sono una fotografa professionista da ormai 20 anni. Da tanti anni faccio anche formazione nel settore della fotografia e della post-produzione con Photoshop o corsi sullo still life, la luce e tante altre esperienze che ho potuto fare sul campo. È tanto tempo che ho in mente di creare questo canale con dei tutorial perché spesso mi vengono chiesti e perché mi piace alla fine insegnare e condividere con colleghi o appassionati queste mie, come posso dire, esperienze. Questo è un video introduttivo, vuole semplicemente raccontarvi cosa sarà. Chi sono e cosa sarà questo canale. Chi sono lo potete vedere anche visitando il mio sito jessicamorelli.it, dove troverete un'ampia descrizione del mio lavoro o anche di fotografie fatte non per lavoro, ma semplicemente per ricerca. Quello che invece troverete nel canale di YouTube che ho appena aperto e che si chiama Foto J. Morelli, foto tutorial in italiano, saranno spero tanti tanti contenuti, speriamo interessanti. È sicuramente un progetto in divenire, quindi probabilmente spero che crescerà e si modificherà probabilmente anche nel tempo. La mia intenzione, sarebbe quella di affrontare una serie sicuramente di software. Il principe tra tutti è chiaramente Photoshop. Non vorrei fare il corso di Photoshop in maniera classica, ma vorrei fare un po' come succede nei miei corsi, una serie di tutorial e di interventi, in due direzioni. La prima, che è quella, se vogliamo, di impariamo a usare Photoshop, nel senso che affronterò, vari step che secondo me sono importanti nel momento in cui uno comincia a lavorare con Photoshop o anche vorrei rivolgermi anche a persone che comunque già la utilizzano e che magari hanno un utilizzo anche abbastanza avanzato del programma. Photoshop è sicuramente un programma che se voi vedete utilizzarlo da 10 persone lo utilizzano in 10 maniere diverse. La seconda cosa, diciamo il secondo capitolo di tutorial che verranno fatti saranno dei tip and tricks, dei trucchi, dei consigli rivolti a utenti avanzati e non, quindi credo che alla fine potranno essere assolutamente adatti ad ogni tipo di preparazione, poi ovviamente ognuno prenderà quello che vorrà da questi tutorial. Verrà sicuramente affrontato Bridge perché fa parte integrante di Photoshop e credo che sia alla fine uno strumento molto utile. Un altro software che vorrei così presentarvi, e anche qui con la stessa logica di Photoshop, quindi nelle due vesti, trucchi e nella veste invece conosciamo Lightroom, è appunto Lightroom. Lightroom secondo me è un software abbastanza recente rispetto a Photoshop, nel senso che è nato 3-4 anni fa, adesso non so di preciso la data, è stato pensato per i fotografi e credo che sia alla fine molto molto utile per tutta una serie di motivazioni che vi spiegherò nei tutorial che seguiranno. Un altro aspetto che mi piacerebbe trattare, che tratterò, è quello di InDesign, InDesign non per la grafica, ma InDesign pensato per i fotografi, nel senso che sicuramente InDesign, per chi non lo conoscesse, è un programma di impaginazione molto sofisticato e molto ricco di possibilità e che nasce fondamentalmente per il mondo della grafica. Credo però che da quando esiste InDesign i fotografi sono avvantaggiati rispetto al passato quando si impaginava con Express, programma sicuramente molto pieno di funzionalità, ma un pochino complicato o comunque distante, lontano dal mondo della fotografia. In questo caso, InDesign, forse per la familiarità e per certi versi la similitudine che ha con Photoshop, credo che possa essere un grandissimo strumento anche per i fotografi, per creare delle presentazioni, dei fotolibri, per sfruttare tutta la parte interattiva che adesso
è presente da un paio di versioni di InDesign e quindi cercheremo di vederla insieme. Ovviamente cercheremo di trattare anche dei temi fotografici, con dei tutorial, degli schemi di luce, vedere come si realizzano una serie di immagini e toccare con mano magari qualche backstage di qualche set fotografico. Direi che come introduzione è sufficiente, vi auguro buon viaggio, spero che saremo in tanti in questo viaggio e che potremmo anche crescere nel tempo. Qui avete i miei riferimenti, il mio sito, il sito Intraprese Fotografiche, il sito dell'azienda che ho creato ormai 20 anni fa e che ormai non si occupa più solo di fotografia, ma anche di comunicazione in senso più generale, indirizzo di Twitter e Facebook, quindi seguitemi e soprattutto conto sui vostri feedback e perché no anche sulle vostre proposte. Buon viaggio!